Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di ramponcini. Allora, mentre sto cucinando qualcosa qui outdoor, volevo parlare con voi del tema ramponcini. Allora, i ramponcini sono questi e sono praticamente dei coprischarpe chiodati, come mettere un po' le catene ai piedi. Visto che negli ultimi 2 o 3 video che abbiamo fatto sulla neve, i commenti che abbiamo visto sotto sono stati in gran parte sul chiederci con gli scarponi va bene, servono le ciaspole, servono i ramponcini, e quindi voglio fare un video raccontando la nostra esperienza sull'uso dei ramponcini, perché è già un anno che li usiamo. Abbiamo fatto metà della stagione invernale scorsa e metà di questa, e quindi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza. La prima domanda è: quando è utile usarli? Che tipo di condizioni servono? Allora, serve un sentiero escursionistico non troppo difficile, con fondo ghiacciato o neve bassa o ghiacciato, perché servono proprio per non scivolare. Allora, se il sentiero che volete fare, sapete che è abbastanza frequentato, quindi sicuramente c'è altra gente che ha già calpestato prima di voi e non ha navigato negli ultimi giorni, solitamente si va bene con il ramponcino, perché ormai il terreno è ghiacciato, quindi quello che vi serve è solo non scivolare, è già tutto bello calpestato e si va benissimo. Questo strumento è abbastanza leggero e quindi se fate escursioni durante il periodo invernale dove potete trovare neve e ghiaccio, io consiglio di averli sempre con sé, perché ti salvano veramente la vita nei terreni scivolosi. Quanto costano i ramponcini? Allora, noi li abbiamo comprati su Amazon un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Questi qua in parte c'è scritto Crampons come marca, e vanno bene anche quelli della Camps, vanno benissimo, e il prezzo oscilla dai 18 ai 28 euro, dipende dall'offerta che trovate in internet, insomma, al momento. Allora, è molto importante avere il ramponcino della taglia giusta rispetto alle scarpe che avete. Jenny, per dire, ha il 36-37 e ha i ramponcini di taglia M. Io invece ho il 43-44 e ho gli L large. Esistono anche gli XL, mi sembra. Quindi attenzione di prendere la taglia giusta, perché se non avete il ramponcino perfettamente in tiro giusto per la vostra scarpa, può fare degli accumuli sotto, sfilarsi, eccetera, eccetera. Perché funzioni bene sulle scarpe da trekking, sarebbe meglio avere le scarpe ramponabili, perché hanno proprio il tallone con quel giusto scalino che non si sfili. Queste hanno anche uno strap sopra per tenerle attaccate alla scarpa, che altrimenti se si agganciano al terreno o tirate via il piede, fa e si stappa praticamente. Quindi è importante trovare la taglia giusta. Quando usare i ramponcini e quando usare le ciaspole, ve lo dirò in un altro video, tipo il prossimo anno, quando faremo un bel po' di esperienza con le ciaspole. Oggi vi ho parlato della nostra esperienza con i ramponcini, perché è più di un anno che li utilizziamo. Che difficoltà potete avere con i ramponcini? Allora, sono attaccati con delle maglie. Allora, le maglie sono fatte apposta, tagliate, quindi non sono perfettamente tonde, perché se vi impigliate da qualche parte, tirando forte, riuscite sempre a liberarvi, altrimenti potete restare incastrati da qualche parte. Però questa sicurezza è anche un contro, perché se non li utilizzate proprio bene, queste maglie possono aprirsi mentre state facendo la vostra escursione, e se ne toglie una, poi tutto il resto non è più attaccato bene alla vostra scarpa e diventa un disastro. Quindi, tipo anche noi, ce ne si è già tolta una in un anno, anzi due, e abbiamo messo degli anellini. Quindi avere sempre qualcosina dietro o un laccetto per chiuderlo di fortuna, giusto per tornare a casa o alla macchina, e poi a casa aggiustarlo con calma. Quindi se vedete che salta via qualche pezzo, diciamo che è abbastanza normale, è di sicurezza che sia così. E dovete ingegnarvi un attimo a
a farle durare più tempo possibile. Spero che questo breve video sui ramponcini vi possa essere utile. Noi abbiamo condiviso la nostra esperienza. Anche a me personalmente piace sempre vedere e ascoltare l'esperienza di altri escursionisti sull'utilizzo di varie attrezzature, perché così si cresce sempre tutti insieme. Prima di fare un'escursione sulla neve, è bene informarsi quanto dislivello c'è, se ci sono dei pezzi di sentiero molto ripidi, da quanto tempo ha nevicato, se è un sentiero in ombra o al sole. Avendo tutte queste informazioni uno può capire che attrezzatura portarsi dietro, perché capita sempre che quando servono le ciaspole le hai lasciate a casa, quando te le porti dietro non le usi mai, te le lasci attaccate allo zaino tutto il giorno con 2 kg sulla schiena in più, non è proprio piacevole. Questi sono abbastanza leggeri e si possono avere sempre dietro. Ciao a tutti e al prossimo video!